Siamo con un tifoso di calcio molto particolare, Massimo De Vito, da Roma, tifosissimo di calcio in generale. Lui ha queste figurine anche un po' retro e il suo scopo è farsi autografare dai giocatori tutte le figurine. Quindi oggi fare la foto insieme. E fare la foto insieme. Perché se fosse solo autografare la figurina la spedirei e risparmierei un pochino... Scusate, sono attaccato a questo. Ok. Ah, ok. E quindi praticamente l'obiettivo è fare la foto, due chiacchiere col calciatore di turno. Principalmente lo contatto col passaparola di vecchi, di altri compagni. Non ti dico per quelli degli anni che giocavano negli anni 60 che c'hanno 80 e passa anni. Dove mi servo, laddove trovo i figli sui social, su Facebook, su Instagram, allora loro vedono quello che faccio e mi danno tendenzialmente tutti una mano, anche in casi limite in cui magari il loro genitore non sta proprio tanto bene, però vista la eccezionalità della cosa mi fanno andare per fare un incontro, eccetera, eccetera. In genere restano stupiti da una selezione che mi porto appresso di foto che ho fatto con i campioni del passato. Il novero completo, diciamo, è composto da nomi assurdi, io li potrei anche elencare, ma sono cose spaziali. Diciamo che più quando hai cominciato? Come è cominciata questa passione? Il mio primo autografo mi è stato fatto nel 1988 da Landucci, Marco Landucci, che era il terzo portiere della nazionale italiana in preparazione degli europei dell'88. E dopodiché c'è una scintilla che ha fatto scattare la passione per gli autografi, che è questa. Mio papà nel 95 incontra allo stadio Robbiano di Vercelli un signore che si chiama Silvio Piola, il più grande cannoniere della storia del calcio. Allora lo stadio si chiamava Robbiano, poi quando è venuto a mancare Piola lo hanno dedicato a lui. Che succede? Mio papà era un'autorità cittadina, era il comandante dei carabinieri all'epoca di Vercelli. Gli scrive una lettera beneaugurante per Natale e Piola risponde, quindi io conservo quella firma preziosissima. Da lì mi è venuta la passione per gli autografi, solo che con la tecnologia, perché magari se fossimo rimasti a quel periodo io viaggerei solo per farmi autografare, non ci sarebbe la foto in automatico. Invece oggi con i social, diciamo che è più importante forse per me fare la foto, immortalarmi col giocatore, poi chiaro gli faccio firmare un po' di tutto. Ho incontrato gente come Mazzola, Riva, Rivera, Boninsegna, Domenghini, Albertosi, Cera, Lido Vieri, Kurt Hamrin, Luis Vinicio, Paolino Pulici, Beppe Savoldi. Posso continuare a ruota? Perché sono... E senti, di questi della Piacenza del 93, che per noi della città ovviamente sono un po' degli eroi perché ci hanno portato la Serie A, allora, qual è quello a cui brami di più? Allora, quello a cui bramavo di più oggi era sicuramente Papais, perché immagino abiti, me l'ha confermato io, in Friuli, e poi raggiungerlo privatamente magari sarebbe stato un po' più difficile. Il mio amico è Bobo Maccoppi, il mio riferimento, ed è stato lui a invitarmi appunto a dirmi che c'era questo evento, se no non l'avrei saputo. E quindi sono partito stamattina da Roma alle 5.50. Stamattina ho incontrato due ex Piacenza degli anni 70, uno si chiama Felice Secondini, che c'ha il negozio d'abbigliamento, l'altro è molto difficile da incontrare, si chiama Patrizio Bonafè, che giocava nel Piacenza negli anni, metà anni 70. E poi ho provato a fare una capatina sotto casa, ma era pranzo, di Nicola Berti, ma non c'era, cioè non l'ho visto passare. E poi ho pranzato, sono venuto qua e niente, puntavo Papais, Piovani, Suppa, Gianpietro Marchetti l'ho già incontrato in provincia di Brescia, Rudiano, Carannante mi manca, ma voglio dire...